E siamo con Arianna Garini della lista Porto Azzurro Libero Pensiero, candidata a sindaco. Dunque, ufficiale, questa mattina sono 4 le liste che andranno in competizione per le prossime amministrative. È un bel impegno per voi, 8 donne. Certo, noi lo stesso attivismo che mettiamo, che abbiamo messo nella scuola e continuiamo a mettere sempre nell'ambito scolastico, lo porteremo anche in comune, perché siamo molto sensibili ai problemi della comunità, quindi di Porto Azzurro. I problemi quali sono? Sono la scuola, prima di tutto. Abbiamo un servizio scuolabus che non funziona, il servizio mensa non funziona e anche a livello infrastrutturale e strumentale, quindi è carente la scuola. L'altro problema che ancora ci sta a cuore è il turismo. Perché ci sta a cuore questo problema? Dopo la festa che abbiamo organizzato da parte della mia famiglia del 3 e 4 settembre e contattando i vari commercianti, la famosa festa spagnola, ci siamo resi conto che questi commercianti quindi hanno avuto una crisi economica proprio per una carenza turistica. Allora il nostro intento è di aiutare, insomma di dare un apporto quindi a queste persone cercando delle strategie, mettendosi tutti a tavola rotonda come lo facciamo per la didattica. Lo faremo anche per il comune, quindi per la cittadinanza di Porto Azzurro, perché vogliamo trovare delle strategie risolutive affinché i turisti vengano attratti dal nostro paese. Noi bisogna essere in competizione con gli altri paesi dell'Elba, ma anche a livello nazionale, quindi con gli altri paesi turistici.